rigore. Cremonese 5 gol, 4 in campionato, 1 nei playoff col Gubbio. Una miriade di assist, a dire il vero abbiamo perso il conto. A Marco Pompetti l'ambito riconoscimento del premio migliore biancazzurro promosso dal periodico Cronache Abruzzese, edizione numero 28. A chi se non a lui? Marco Pompetti, 22 anni, il prossimo 22 maggio, cresciuto nel vivaio e poi ceduto nell'estate 2017 all'Inter, tuttora proprietaria del suo cartellino. È un premio importante che testimonia la tua crescita. La tua crescita quest'anno è stata significativa. Ma sono contentissimo per aver ricevuto questo premio e comunque sì, diciamo, come hai detto tu, può essere, diciamo, il giusto riconoscimento alla stagione che ho fatto. Se ho ricevuto questo premio oggi è perché tutti i miei compagni sono stati fondamentali, mi hanno dato una grossa mano per far sì che questo avvenisse. Senti, mi sintetizzi questa stagione? Che campionato è stato per quanto vi riguarda? Ma è stato un pochino quello che hanno potuto vedere tutti quanti. Siamo partiti molto bene, con grandissime aspettative che secondo me comunque potevamo mantenere. Noi comunque non abbiamo fatto, diciamo, una stagione, diciamo, con continuità, e secondo me la cosa che un pochino più di tutte ci è mancata, perché comunque quando abbiamo dimostrato di saper giocare abbiamo messo sotto le squadre di più grande prestigio del nostro diciamo, girone, ma anche comunque degli altri gironi, ad esempio la Feral Pisalò, perché comunque soprattutto la partita di andata abbiamo dimostrato che ce la siamo potuti giocare alla pari, e purtroppo, diciamo, è andato a finire così il ritorno. Faccia pulita, Marco Pompetti, eloquio raffinato, non è un dettaglio. Gran sinistro, la tua grande capacità di adattamento, perché tu sei un play puro per noi, però sei stato bravo appunto ad adattarti. Ho lavorato tantissimo e comunque ho potuto dimostrare che non è soltanto magari quello che ho fatto in passato, ovvero il play davanti alla difesa in un centrocampo a tre, l'unica cosa che posso fare, ma posso giocare anche in un centrocampo a due o comunque anche da mezzala in un centrocampo a tre, perché comunque l'ho fatto quest'anno e l'ho fatto sicuramente bene, ma si può sempre fare meglio. Adesso, a parte le vacanze, la risposta è scontata. Eh? Adesso pensiamo all'ultimo allenamento di domani e poi è scontato dire, ma comunque si pensa alle vacanze. Ti venisse prospettata la possibilità di rimanere un altro anno a Pescara? No, io credo di no, perché hai dimostrato di poter valere almeno la B con questo campionato. Tante cose che poi vanno valutate, sicuramente non devo dirlo io che giocare a Pescara mi fa un piacere immenso, e quest'anno credo si sia visto e sia stata anche una cosa che in mezzo al campo mi ha spinto a dare di più, perché comunque l'amore per questa maglia, per questa città, mi ha fatto sicuramente dare qualcosa in più. Senti, ancora negli occhi abbiamo la bellezza straordinaria del gol realizzato a Chiavari, dal punto di vista proprio estetico il gol più bello. Gli altri? No, sicuramente quello di Chiavari contro l'Entella è stato il più bello, soprattutto perché è arrivato dopo un periodo in cui io ero fermo, ero infortunato, è stata la prima partita in cui rientravo e ho tirato, diciamo, fuori dal cilindro questo gol, che comunque sì, è stato bello, ma comunque come tutti gli altri, fare gol per questa maglia è sempre un'emozione incredibile, lo è stato per ogni gol che ho fatto, ma anche per ogni assist e per ogni giocata. Anche con Limolese e col Gubbio in finale di campionato, con Limolese hai recuperato palle e poi sei andato a chiudere. Esatto, sì, sono stati tutti, diciamo, gol un pochino diversi tra loro, ma tutti importantissimi. Grazie Marco, in bocca al lupo per il tuo futuro, che sia davvero radioso come lo meriti. Grazie Massimo.